Quella appena trascorsa è stata una settimana di particolare importanza per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Turchia. Il 5 luglio scorso si è tenuto il terzo summit intergovernativo italo-turco che ha portato in Turchia per la prima volta il Presidente del Consiglio Mario Draghi a capo di un'importante delegazione composta dal Ministro degli Esteri Di Maio, dal Ministro degli Interni Lamorgese, della Transizione Ecologica Cingolani, della Difesa Guerini e dello Sviluppo Economico Giorgetti. Nelle sessioni bilaterali e nella sessione plenaria si sono discussi molti dossier dell'importanza cruciale per entrambi i paesi e si sono siglati a conclusione del summit 9 documenti, di cui 2 accordi, il primo sulla conversione delle patenti di guida e il secondo dall'importanza strategica più elevata che riguarda la condivisione di informazioni sensibili in ambito difesa, che aprirebbe dunque il varco all'acquisizione da parte turca del sistema di difesa missilistico SAMP, prodotto dal consorzio italo-francese Eurosam, che produce in Turchia già da tempo, ma da cui la Turchia comunque è esclusa, un'opzione che era già stata ventilata a margine del summit NATO di Bruxelles dell'aprile scorso dallo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi, e che quindi ad oggi sembra arrivare a delle posizioni molto più concrete. Insomma, l'urgenza di un sistema di difesa congiunto e di un rafforzamento dei rapporti per quanto riguarda la difesa deriva soprattutto da un contesto regionale abbastanza instabile, che pone delle criticità non indifferenti in riferimento al conflitto russo-ucraino, in cui l'Italia riconosce il ruolo fondamentale della Turchia di mediazione, soprattutto negli sforzi più recenti nella creazione di un corridoio per l'esportazione del grano, ma si riferisce anche al contesto libico, quindi del Mediterraneo orientale, dove le frizioni continuano ad esserci ed entrambi i paesi, Italia e Turchia, urgono comunque un'accelerazione del processo di conciliazione. Sul tavolo, ulteriori file, dossier dell'importanza cruciale, come appunto la complementarietà economica. Sappiamo che Italia e Turchia sono dei partner di vitale importanza l'uno per l'altro. L'interscambio commerciale nel 2021 si è attestato a più di 21 miliardi di dollari. La Turchia è il primo partner commerciale dell'Italia nell'area mediterranea e nell'area MENA, quindi Mediterraneo del Nord Africa. Come il CESPE, l'Osservatorio Turchia, hanno più volte sostenuto e anche comprovato tramite le indagini, la maggior parte degli imprenditori che opera in Turchia è più che soddisfatto di operare in Turchia. E appunto oggi, in un momento di urgenza anche energetica, di differenziazione delle risorse, la Turchia si erge anche come interlocutore fondamentale per la differenziazione delle risorse energetiche, in quanto come hub energetico sul suolo turco, appunto, vi sono dei corridoi energetici importanti, quali il TANAP, il TAP, e poi da nord il convoglio di gas russo tramite appunto la pipeline Turk Stream. Ulteriori accordi, non accordi, ma memorandum of understanding sono stati siglati appunto in ambito economico, cooperazione tra i vari ministeri degli esteri, e soprattutto una lettera di intenti è stata siglata per iniziare una cooperazione tra il Med Dialogue italiano e l'Antalya Diplomacy Forum. Da parte italiana, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha più volte sottolineato la necessità della Turchia di una ripresa del rule of law e del inserimento all'interno della Convenzione di Istanbul, da cui è uscita proprio un anno fa, e da parte turca invece l'atteggiamento del presidente Erdogan è stato un atteggiamento molto ospitale, molto caloroso, riconosciuto tra l'altro dalla controparte italiana, che ha sottolineato la splendida ospitalità ricevuta, un'ospitalità che ha raggiunto il suo culmine alla fine del summit, quando è stato organizzato un concerto dall'orchestra presidenziale in cui Presidente del Consiglio Draghi è stata donata un'opera del compositore Donizetti che risale all'epoca ottomana, una copia originale appunto che messa in una teca è stata donata a Draghi. Lo spirito in cui si potrebbe inserire appunto questo summit è senza dubbio riferibile alle parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha parlato di importanza dei rapporti con la Turchia, poiché Italia e Turchia non sono solo partner, ma sono anche amici e alleati importanti.